Salve a tutti. Quest'oggi voglio fare un video su un argomento che forse avrò già dibattuto, ma che per me è abbastanza importante, che è il concetto di verità. Concetto di verità che, premetto subito, da un punto di vista filosofico va detto che un concetto di verità ha senso solo se rapportato alla specie umana. Non esiste un vero e un falso al di là della presenza umana. Se non ci fosse l'umanità, se non ci fossero gli uomini, non ci sarebbe un vero e un falso. Il concetto di verità è un concetto umano, come è il concetto di bene e male, eccetera. Non esiste una perfezione al di fuori della concezione umana di perfezione. Tutti i concetti linguistici e logici sono concetti umani, a meno che c'è qualcuno che magari la vede leggermente diversamente perché ha una visione trascendente, però io credo che sia facilmente contestabile qualunque altra posizione. Cioè, tutta la nostra interpretazione dell'universo, con tutti i giudizi di merito, sono appunto un'azione umana che ha senso solo da un punto di vista umano. Ovviamente, come sempre, ne approfitto di fare questo video per far vedere anche un po' la città in cui vivo, perché per me è un grande piacere, insomma. E che cosa voglio dire quindi del concetto di verità, con tutta la sua importanza? Fatta quella premessa di cui ho detto adesso, che mi fa piacere vedere appunto che molta gente sempre di più dice una frase che io veramente ho sentito spessissimo, non so se anche voi, e cioè che ognuno ha la sua verità, e che diciamo che da un certo punto di vista è anche corretto, perché ovviamente a seconda di quelle che sono le informazioni che arrivano, le connessioni logiche che uno vuole trarre, lascio da parte magari la disonestà intellettuale, che pure c'è anche quella nel crearsi delle opinioni, eccetera, insomma, o meccanismi di difesa dell'io, per cui alcune cose non si vogliono, alcune conclusioni non si vogliono raggiungere, alcune informazioni non si vogliono avere, no, eccetera. Insomma, sappiamo tutti un po' di psicologia, credo, sappiamo come funziona il nostro cervello, eccetera. Detto questo, il problema qual è? Quindi mi fa piacere vedere che c'è un'umiltà sempre maggiore nella specie umana che porta la gente a porta la gente appunto a essere più guardinga nel dire io so che una cosa è così, è vero che è così, eccetera. Forse la vecchia generazione erano più preposte così, forse le persone semplici sono più preposte a far così, diciamo che la nuova generazione, che ha un po' più di infarinatura culturale, tende a essere più umile nel dire io ho una verità, ma è la mia, può darsi che gli altri non la condividano. Mi va benissimo, è una cosa utilissima, però, quindi ribadisco la mia visione positiva di questa cosa, è un gradino nella consapevolezza in più che ha fatto questa generazione, la mia generazione, rispetto a quella precedente, intendo in generale, perché poi ovviamente le punte di diamante intellettuali sapevano già questa cosa. Però c'è un problema, però c'è un rischio, però c'è una cosa che voglio denunciare, cioè fate tutte le premesse che ho fatto, comunque secondo me all'interno della specie umana, quindi all'interno della visione umana della vita, esiste una verità al di fuori di noi, in un certo senso, che può essere condivisa. E non parlo solo di verità matematiche, di verità oggettive, di verità logiche, eccetera. Parlo molto più in generale. Allora, io voglio dire, non vorrei che questa cosa di dire spesso ognuno ha la sua verità, ognuno vede il mondo coi suoi occhi, eccetera, non fosse una scusa perché molte persone non abbiano, di nuovo, l'umiltà, in questo caso, di confrontarsi con gli altri e mettere anche in discussione la propria, tra virgolette, verità. Perché allora siamo da capo. Di nuovo, sì, fatta la premessa, che è una premessa personale, che la visione del mondo più corretta, più consapevole, più informata, più giusta è un valore, è una ricchezza, una cosa a cui puntare, qualcosa che ci deve interessare, qualcosa di valore, ribadisco. E fate questa premessa qui, noi non possiamo trincerarci nel discorso di dire ognuno ha la sua verità, ciao. No, bisogna confrontarsi. Ricordo quel detto di un filosofo, che non ricordo chi fosse, che diceva che in ogni disputa la parte più fortunata è quella che ha torto, perché viene via dalla disputa avendo imparato qualcosa. Bene, questo dovrebbe essere, dal mio punto di vista, forse, magari di parte, in questo senso, credo che sia corretto, questo dovrebbe essere la nostra stella polare, questo dovrebbe essere il nostro interesse, cioè confrontarci con gli altri contenti di scoprire di aver torto, contenti, perché ci si arricchisce, questo è l'optimum ovviamente, intendiamoci. Quindi quello che voglio dire è attenzione, perché io ho sentito molta gente dire appunto ognuno ha la sua verità,
Io sono contento da un punto di vista consapevole, perché mi sembra un'occasione di consapevolezza maggiore di una vecchia generazione in cui si pensava alle verità assolute al di fuori di noi che automaticamente fossero condivisibili da tutti, e non è così semplice. Quindi c'è questa consapevolezza e umiltà di capire questo. Però non trinceriamoci, non usiamo questa cosa come una scusante per non confrontarci, per non indagare, per non informarci, per non riconsiderare anche delle conclusioni a cui siamo arrivate e che magari sono sbagliate. Cioè, potrei fare mille esempi: c'è chi crede in Dio piuttosto che chi è comunista. Uno dice, vabbè, la mia verità è di credere che il comunismo sia la migliore forma di governo sociale, eccetera. Intanto uno dovrebbe dire, io penso questo, ma sono sempre aperto appunto alla confrontarmi con altri. Perché se, non è detto che hai ragione, non muore nessuno. Sì, molta gente tende a morire se scopre di aver torto, ma non è così, non è così. Cioè, o meglio, non dovrebbe essere così. Non bisogna investire troppo sul fatto di aver ragione. Forse è questo che ci frega. Però al di là, non voglio sbarrellare troppo in un senso psicologico il discorso. Quello che per me è importante è che, e lo so che il discorso è abbastanza complesso, infatti io spero che ci sarà un dibattito per focalizzare e migliorare questa visione della cosa. Secondo me non esiste una verità al di fuori dell'umanità, ma non solo secondo me. Il concetto di vero o falso ha senso solo riferito al linguaggio, che è una pratica umana. Senza matematica, senza linguaggio, non c'è un concetto di vero o falso, non esiste. Sono dei parti di una struttura che è stata costruita dall'uomo. Se tu togli l'uomo, togli anche il linguaggio e la matematica, e quindi non esiste più il concetto di vero o falso. Però al tempo stesso, proprio perché questo strumento è proprio dell'uomo ed è condiviso. Nella matematica ci sono degli assiomi che condividiamo, possono essere più o meno discutibili, se ne può parlare, ma nel momento in cui un assioma è condiviso, diventa patrimonio dell'umanità. E siccome noi siamo esseri umani, pur consapevoli del limite enorme del fatto che la verità esiste solo rapportata a noi stessi, ma al tempo stesso comunque esiste, finché esiste un'umanità che si pone delle questioni, si pone un ragionamento, e quindi è possibile arrivare a una verità condivisa. Anzi, io in maniera assolutistica potrei dire che esiste una verità unica per tutti gli uomini e che tutti possono arrivarci, senza, non uccidendo chi non la pensa come noi, non picchiando chi non la pensa come noi, ma ragionando, ovviamente nei limiti, perché ci sono persone che non hanno le capacità intellettuali per varie motivazioni e quindi non possono. Però la grande maggioranza degli uomini può raggiungere una verità. Questa verità, questa è una mia speranza, questa non sto dicendo, la verità è che io adesso sto facendo un'affermazione tra virgolette gratuita, perché io non ho i mezzi, non sto facendo un ragionamento logico che dimostra che questo può succedere. Il mio più che altro è un auspicio. Posso basarmi con tutta umiltà su delle basi storiche, vedendo che c'è stato un cambiamento continuo nella capacità dell'uomo di comprendere la realtà, eccetera. Credo anche con un leggero affinamento della capacità di capire il mondo e quindi di andare verso la verità. Però queste sono semplicemente un auspicio, una constatazione empirica. Non è che non ho dimostrato niente e non so se è possibile dimostrarlo, temo che non lo sia. Quindi il mio è un discorso generico, un po' forse fuligginoso, ma è un argomento che mi sta moltissimo a cuore. Spero che ci saranno delle discussioni su questa cosa, perché appunto credo che sia interessante per tutti. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, come sempre, e al prossimo video.